Buongiorno e benvenute nel nostro settimo Vlogmas! Allora ragazze, questo non sarà un vero e proprio Vlogmas, ma sarà il tour delle mie decorazioni natalizie. Vi farò vedere quali parti della casa ho decorato, quindi vedrete in pratica l'ingresso, un po' di cameretta, la camera da letto, anche lì ho messo poca roba, la cucina e il soggiorno. Non vedrete il bagno perché in bagno non ho messo niente, ma proprio niente, 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 solo un portasapone, ma non è niente di interessante. Quindi ragazze, io vi lascio al video, spero che l'home tour natalizio vi piaccia. Ovviamente non è un vero e proprio home tour, ma vi faccio vedere proprio la stanza, le stanze, scusatemi, decorate. Buona visione. Allora, iniziamo dall'ingresso. Appena si entra c'è il mio mobiletto IKEA che mio papà mi ha modificato con sopra uno specchio e io ho abbellito tutta questa parte qui, l'ho addobbata. Praticamente è l'unica parte addobbata del corridoio, anche perché il corridoio è questo, quindi non è che c'è tantissimo da poter addobbare. E ho messo un runner, questo qui, con tutti i cuoricini, l'ho preso tantissimi anni fa, non mi ricordo nemmeno dove, sinceramente. Poi ho messo questa lanterna a forma di casetta che mi è stata regalata dal Bennett l'anno scorso. Qui c'è una Christmas cookie, eccola qui, una Yankee Candle, candela buonissima, sa proprio di biscotti. Poi ho messo queste lucine che passano su tutto, tutto, tutto il runner, prese da Lidl. Poi c'è la scritta Home, una stella di Natale finta. Questa casella postale di Babbo Natale che mi è sempre stata regalata dal Bennett, e sia questa che quella comunque le trovate al Bennett. E poi qui c'è questa scaletta presa da Risparmio Casa. Mentre sulla porta all'interno ho messo questa ghirlanda fatta da me un paio di anni fa. Mentre all'esterno ho messo un'altra ghirlanda molto simile, quindi niente di chissà che. E poi qui sopra c'è questa candela che ho preso sempre al Bennett con scritto Buon Natale, e questa mi pare che sia ai frutti di bosco. Lì c'è una lanterna IKEA, ma c'è tutto l'anno, e poi lì ho messo una renna con dei cuoricini. Poi nella cameretta di Marek non ho messo niente di chissà che, vi faccio fare giusto un giro veloce. Ho messo questo pupazzetto che ho comprato quando lui praticamente era appena nato, preso al Lidl. Mentre da questa parte qui gli ho fatto l'alberello di Natale, questo è il suo, e l'anno scorso l'abbiamo fatto azzurro, quest'anno ha voluto farlo lui rosso e ha scelto lui le decorazioni da mettergli sopra. E poi queste lucine, che secondo me si sta scaricando la pila, sempre prese al Lidl. E qua gli ho messo un pupazzetto di Natale, un Babbo Natale, no, cos'è? Un pupazzo di neve. Poi invece sul letto abbiamo messo questo plaid che ho preso al Bennett con scritto Merry Christmas. E in più sui suoi pupazzetti ho messo un cappellino da elfo sul pupazzo grande, sull'orso grande, e sull'orso piccolino ho messo il primo cappellino di Natale che ha indossato Marek al suo primo Natale, che aveva esattamente un mese, anzi neanche 24 giorni. Ecco qua. E poi qui vabbè c'è la sua tenda, se ve la faccio vedere accesa, aspettate. Eccola qua. Non è un addobbo natalizio, però mi piaceva l'idea di farvela vedere. Non vi ho fatto vedere che appena si entra abbiamo messo questa ghirlanda di carta con una renna e scritto Merry Christmas.
Poi passiamo. Allora, andiamo in camera da letto, dove non ho messo un granché, ma semplicemente ho messo le coperte natalizie che metto dall'anno scorso, perché questa l'ho presa al Lidl. È un copripiumino con dei cuscini, i cuscini sono di New Chic, mentre questa qui è del Lidl e l'ho presa l'anno scorso con tutte le renne ed è l'unica decorazione in realtà che ho in camera da letto. E poi vabbè, qui c'è il lettino di Marek che è provvisorio fino a che non dormirà nella sua stanza. E volevamo mettere delle lucine qua, ma poi abbiamo cambiato idea. Lì c'è la mia solita lanterna IKEA e niente di che, la camera da letto, l'unico addobbo è questo. E poi passiamo da Marek. Ciao Marek! Passiamo in cucina. Sì, passiamo in cucina. Allora, sulle tende qui in cucina, innanzitutto le ho cambiate, le ho messe bianche. Ho messo questi due fiocchetti rossi con le stelline bianche. Da questa parte qui ho attaccato dei fiocchi di neve con lo scotch per muri. Qui c'è il presepe dove gli ho aggiunto questa stella cometa e mi sono dimenticata di coprire Gesù bambino. Questo è cascato, l'avevo messo sulle mensole qui ma devo rimetterlo e poi basta questo. Qui sul quadro c'è il calendario dell'avvento di Marek. Ogni giorno... Sì, è il calendario tuo! Ogni giorno lui prende un cioccolatino. Oggi siamo al 4 di dicembre, il tuo cioccolatino l'hai già preso. Poi qui... No, domani mattina, amore. Qui abbiamo messo una tovaglia cerata a tema natalizio. Questa l'ho presa da Risparmio Casa. E poi passiamo proprio alla cucina, dove ho appeso queste lucine prese al Lidl. Le ho pagate 10 euro. Sono lunghissime, ragazze. Quindi se dovete utilizzarle per l'albero di Natale, secondo me... Se è un albero come il mio che è 180, potete farcela tranquillamente. La cucina è tutta bianca e rossa. Ecco qua. Allora, ho messo qui questo strofinaccio rosso e dorato. Sul forno invece ho messo questo qua che ho preso l'anno scorso da Risparmio Casa. Qui invece sotto al televisore ho messo questi tre contenitori in latta presi da Lidl qualche giorno fa e li ho pagati 6,99 euro. Come vedete, messi insieme formano un pupazzo di neve. Poi qui sul top ho messo vicino alla macchinetta del caffè c'è questa candela di Babbo Natale presa al Bennett. Qua mancano un paio di tazze natalizie che sono a lavare, perché altrimenti lì ci sono delle tazze che utilizzo sempre, le mie preferite, e qua davanti ho messo quelle natalizie. Poi qua c'è un vassoio natalizio, opla, con dei campanellini che però non devono stare lì, sono degli addobbi che dovrò poi attaccare. Qua ho messo questi tre contenitori che sono di IKEA. E qua sopra ho messo le tazzine di Natale che sono del Carrefour. C'è anche il vassoietto. Non fate caso ai vari caricabatterie. Poi di qua c'è questo qui dove io metto le cose del Dyson, si è aperto purtroppo, metto i ricambi del Dyson, questo è sempre del Lidl, l'ho preso l'anno scorso. Qui c'è una piccola lanterna che c'è veramente tutto l'anno. Qua invece abbiamo un'altra Christmas cookie, Yankee Candle però in versione piccola, e poi dei marshmallow, insomma così. Questo è il portacenere che utilizzano i miei suoceri quando vengono a casa mia per fumare e lo portano fuori perché in casa non si fuma. Poi qua invece ho messo delle presine natalizie, poi ho due leccapentole ma uno è a lavare. Sulla cappa ho messo questa slitta di Babbo Natale, sempre presa al Lidl, e qui invece ci sono due grembiulini. Questo qui è vecchissimo, proprio vecchissimo questo, di Mondo Convenienza, quando ho aperto tanti anni fa qui a Torino.
e li davano in omaggio, e ce l'ho ancora e lo metto a Marek perché è piccolino. Invece questo qui, con tutti gli omini, biscotti, tutte le cose varie, è del Bennett e l'ho acquistato l'anno scorso. E non fate caso poi ovviamente al caos qui, che ci sono tutte le medicine, medicinali, ma è il periodo proprio. E poi qui abbiamo il tappeto, bellissimo. Nel frattempo c'è un nano che si sta rubando i biscotti. Questo tappeto, bellissimo, che anche a Marek piace tanto. Dove l'hai presa quella patatina, Monello? Buona! È buona? Allora qui, ragazze, c'è questo tappeto. L'ho preso da Brico. E poi passiamo alla stanza più decorata di tutte, che è il soggiorno. Ve la faccio vedere a luci spente, così rende di più. Allora, partiamo prima da questa parte. Di qua, su questa lampada, ho messo un cappellino di Natale. Poi qui ci sono degli orsetti, delle lucine, queste qui luminose prese al Lidl. E ho cercato di creare un piccolo paesaggio natalizio. Qua ci sono delle nostre foto. E qui c'è questo portacandele che ho fatto io l'anno scorso. Mentre qua ho messo le nostre calze della Befana. E sulla scaletta ho messo tutti i pupazzi di Marek natalizi che ha, insomma, diciamo, preso negli anni. Peccato che qui c'erano due renne che non troviamo più, non so dove siano finite, dove le abbia buttate. Mentre quel Babbo Natale tutto zozzo zozzo, che non so come pulirlo, è mio di quando ero piccola, me l'aveva regalato mia nonna. Non si accende più, ma lo tengo lo stesso. O se anche pieno di pidocchi, lo tengo comunque, ma non so come lavarlo, ho paura di rovinarlo. E poi qua dietro invece ho messo questo, che di solito si infilza nelle piante, ma non avevo piante, e quindi l'ho messo lì, e Santa Stop Here, e voilà. E questa, diciamo, che è la scaletta dedicata ai ricordi miei e di Marek, ma due li abbiamo persi. Vabbè. Poi nella vetrinetta ho messo questo qui di Babbo Natale, questo trenino che inizialmente era lì, ma Marek si arrampicava per prenderlo, quindi l'ho messo nella vetrinetta perché anche questo è un regalo di mia nonna. E poi c'è questo alberello fatto con la pasta che abbiamo fatto io e Marek, penso 2 settimane fa. Fatemi sapere se volete il video, così magari lo facciamo insieme, potete farlo anche voi con i vostri bimbi, è facilissimo. E qui c'è la foto del primo Natale di Marek, 24/12/2016, dove Marek aveva, come vi dicevo prima, neanche un mese. Poi invece qui su questa mensolina c'è il mio regalo di Natale che mi ha fatto mia suocera, che aprirò a Natale, lo devo mettere lì se no Marek lo apre. Questo qui che era un candelabro che andava a pile, ma non funziona più perché è vecchissimo, avrà almeno 10 anni. E poi questo Babbo Natale che sta con i piedini appesi, che non mi ricordo dove ho messo, e delle lucine dove ho messo, scusatemi, che non mi ricordo dove ho preso. E poi ho messo le lucine del Lidl. Qua invece ho messo un pacco regalo luminoso, anche questo più di 10 anni, questo stesso runner che c'è di là, avevo preso la coppia. E quindi uno l'ho messo di qua. Qua ho messo questa composizione di candele, che è sempre la stessa che prima mettevo sull'altro mobile, adesso l'ho messa qui,
e quando non c'è mare accendiamo la candela, ma se c'è mare no, perché è pericoloso, lui ci arriva ed è pericoloso. Qua c'è questo cestino natalizio che sotto Natale utilizzo tanto per mettere la frutta secca, noci, nocine, insomma lo metto a tavola così. E qui abbiamo l'albero di Natale, c'è questo sottoalbero che mi era stato dato da New Chic per una collaborazione l'anno scorso, così anche le lucine, queste qua, questa tenda luminosa che è meravigliosa, stupenda, mi piace tantissimo e la metto dall'anno scorso, la metto sempre. E qui c'è l'alberello con varie decorazioni, non sto a soffermarmi su tutte le decorazioni, ve lo faccio vedere molto velocemente. Queste le avevo fatte io, anche il pasticcino l'avevo fatto io e vi ho fatto i tutorial l'anno scorso. Poi niente, palline interessanti, c'è questa qui dove ci siamo io, Marek e mio marito, e poi c'è questa qui che mi è stata regalata da una mia amica il primo anno che Marek ha fatto il Natale con noi, che però purtroppo si è rotto un pezzettino, ecco qui. E poi ci sono varie palline di ogni genere, sempre sul bianco e rosso, perché io l'ho sempre fatto bianco e rosso. In più c'è un new entry che è questo qua, questo cuoricino, All I Want For Christmas Is You, che è la mia canzone natalizia preferita di sempre, proprio da sempre, e me l'ha regalato la mia amica Federica del canale Federica Home Sweet Home. Se non la conoscete andate a seguirla perché è un amore. Ed ecco qua, l'albero invece è del Lidl, l'ho preso mi pare 2 anni fa, pagato 20 euro ed è alto 1,80 m. Non è strafoltissimo, però devo dire che a me piace così. Adesso lo vedete sempre un po' sfatto perché purtroppo Marek lo andrà a toccare in continuazione, giuro che era più carino, però vabbè, è così, con un bimbo si sa, i bimbi toccano. Vabbè, nel complesso poteva venire peggio, era più carino appena fatto, poi Marek ci ha messo le mani, ma vabbè. Qua c'è una calza gigante della Befana, mentre da questa parte qui, verso il divano, abbiamo il nostro Hippo vestito da Natale. Su questa mensolina qui abbiamo questo quadretto che ho preso da Risparmio Casa, 99 centesimi, la campanellina di Babbo Natale e la lanterna Ikea. Qui sopra, sulle mensoline, ho messo solo un alberello e qui ho messo una renna. E poi qua c'è il divano. Sul divano invece ho messo questi cuscini decorativi. Questi qua li ho presi al Bennett con 1+1, questo è quello lì, 9 euro due cuscini, e questi qua, questo motivo non mi ricordo come i runner, veniva proprio da lì, non mi ricordo dove l'ho preso. E poi sotto c'è questa coperta tutta pelusciosa presa l'anno scorso da Conforama. E adesso vi faccio una visuale veloce. E niente ragazze, questo era il mio tour delle decorazioni natalizie, spero che questo video vi sia piaciuto, nel frattempo è partita anche l'asciugatrice, se vi è piaciuto come al solito un pollice in su, se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella, così vi arriverà la notifica sui prossimi video che caricherò. Noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas e vi ricordo che i miei Vlogmas sono dal lunedì al venerdì fino al 25 di dicembre. Mua! A domani! Ciao!